Venditalia 2015 Special Edition. Qui nei corridoi si incontrano tantissimi amici, girando negli stand poi capita che regolarmente si incontrino degli amici consolidati. Marco Cantafora è uno di questi, nel vending da tantissimi anni, oggi nella rete commerciale di Suso App e Commessero Group. Esattamente, ciao Fabio innanzitutto. Sì, Suso App che a distanza di 9 mesi dopo l'acquisizione di Commessero ha allargato la propria gamma di prodotti proprio nel mondo del vending, con appunto l'integrazione di tutti i prodotti a portafoglio Commessero nel portafoglio già ampio di Suso App. Mi hai rubato la domanda, Marco, era proprio quello che dovevo chiederti, però te la perdono perché ci conosciamo ormai da praticamente 25 anni, dunque dico ma sì vai, si è fatto la domanda, si è risposto anche e va bene così, perché io volevo proprio chiederti, sono 9 mesi ormai che Suso App ha acquisito Commessero Group. Facciamo un report un po' più concreto, consolidato rispetto all'acquisizione. Che cosa è successo in questi 9 mesi? Beh, si sono integrate le strutture? In questi 9 mesi certamente si sono integrate le strutture, si sono rafforzate le strutture sul mercato italiano e sul mercato europeo. Quindi sfruttando quella che è la rete commerciale, che era la rete commerciale esistente di Suso e la rete commerciale di Commessero, questo ha dato la possibilità appunto di avere una presenza capillare su tutti i territori, sia sul territorio italiano sia sul territorio europeo. Quindi insomma con una grande forza di penetrazione. Insomma. Non solo forza di penetrazione ma forza di aggregazione, perché io ho visto in questi 4 giorni in cui passavo e spassavo dinanzi al vostro stand, A, lo stand sempre pieno, B, una forza vendita capillare e molto ben aggregata, insomma fate squadra. Certamente, si sono create delle sinergie molto importanti sia a livello tecnico che a livello commerciale, come hai detto tu, questo ha permesso una capillarità importante, quindi una presenza sul territorio massiccia. Tra le novità presentate ce n'è una che ha richiamato certamente la mia attenzione. Si chiama Smart Irda ed è quella che tu hai tra le mani. La vogliamo un attimo descrivere nel dettaglio? Certamente, è un oggetto molto pratico che serve a tutti gli operatori per accedere ai sistemi di pagamento e alla rilevazione dei dati contabili, cosa molto importante nel nostro mondo. Proprio per la tracciabilità di tutti i dati, delle informazioni, del volume generato. Questo strumento apre le porte a tutti i gestori, piccoli e grandi, dando la possibilità con lo smartphone di fare l'acquisizione dei dati. Abbiamo la nostra app che è sul telefono, come vediamo, e attraverso questa app noi possiamo fare la lettura dei dati. Lo Smart IRDA viene applicato al jack delle cuffie e attraverso l'app si fa la lettura dei dati. Questo semplifica l'operatività dei nostri caricatori, insomma. Allora, la semplifica ma soprattutto la certifica. La certifica, esattamente. Poi sappiamo che ci sono strumenti ben noti nel mondo del vending, ci sono diverse case che fanno l'elaborazione di tutti questi dati e questa è la porta d'accesso ai sistemi di pagamento. Ecco, questa è una delle novità di Suso App Commessero Group ed è una delle grandi novità di Venditalia 2015. Pensate amici, con uno strumento come questo, ormai la tecnologia diventa sempre più nanometrica, con questa piccola interfaccia si riescono a rilevare i dati utilizzando un semplice smartphone, impensabile, davvero impensabile anche solo fino a pochi mesi fa. E con questa abbiamo pensato, visto proprio l'utilità e quanto crediamo in questo progetto, è stato coperto da brevetto, quindi è brevettato da noi. Questo proprio perché crediamo in questo prodotto, insomma. Marco, allora questa intanto la lasciamo qui, io credo che accessori, insomma, è uno degli accessori che torna utile all'operatività dei
io direi addirittura indispensabile, perché è piccolo, dà delle sicurezze al gestore, sicuramente all'operatore, perché lo tutela contro eventuali equivoci che si possono andare a creare tra postazione e imprenditore di turno, e nel frattempo attraverso un semplice smartphone, quindi non bisogna utilizzare un palmare dedicato. Esatto, non c'è la necessità di utilizzare un palmare industriale che comporta dei costi importanti, spesso e volentieri, per gestioni che talvolta non sono in grado di affrontare determinati costi, e quindi con questo strumento diamo la possibilità a tutti quanti, visto che lo smartphone è ormai a portata di tutti quanti di accedere alla rilevazione dei dati. Bene Marco, allora appoggiamo questa interfaccia qui, perché insomma la lasciamo qui per non farla cadere a terra nel frattempo, e diamo uno sguardo a tutte quelle che sono le novità che nel frattempo, nell'ultimo anno, Suso App come Essero Group è andata a presentare. Sono tante, sono davvero numerose, facciamo una carrellata, o forse come si usa dire oggi, un recall. Esatto, beh, innanzitutto vorrei sottolineare il fatto che questo ci consente di innanzitutto di integrare, di fornire un pacchetto completo di prodotti, partendo dalla rendiresto per arrivare al sistema chiave. Questa è la famosa correnza. Questa è la famosa correnza, ormai che il mercato ben conosce, ma soprattutto ci ha permesso di integrarlo col sistema cashless e quindi essere in grado di offrire un pacchetto completo e funzionale, con delle caratteristiche molto importanti, perché il WorkKey, che ormai è ben conosciuto anche questo prodotto sul mercato italiano, di volta in volta è stato implementato di tutta una serie di funzioni molto importanti, e non ultima è lo scan, WorkKey scan, che consente attraverso l'emissione di un QR code la tracciabilità dell'utente, quindi io posso sapere attraverso questo scan le consumazioni, le esigenze del cliente, quindi modulare la mia offerta sulla base delle consumazioni effettuate dal cliente. Ormai un po' come si usa dire oggi, l'utente viene profilato. Esattamente, l'utente viene profilato e si cerca, questo è uno degli strumenti che serve ad aumentare il servizio e quindi cercare di offrire, puntare una volta per tutte sul servizio e non magari su una lotta senza quartiere legata ai prezzi. Possiamo dire che distribuzione automatica attraverso tutti gli strumenti offerti soprattutto da Suso App come Essero Group e consumatori finali sono sempre più connessi? Certamente, e lo saranno sempre di più. Quello che ho appena detto, lo scan è uno degli strumenti, e il futuro comunque volgerà sull'utilizzo di comunque applicazioni che ruoteranno su smartphone oppure su cloud, per la tracciabilità sempre appunto delle consumazioni e la personalizzazione dell'offerta per i clienti. Il futuro di Suso App come Essero Group per i prossimi mesi, puoi darci qualche anticipazione? È un work in progress, ci sono tante novità che sicuramente saranno presenti già a Colonia, alla fiera di Colonia, però stiamo lavorando, adesso non posso dire. È tutto top secret e noi non possiamo carpire altro, nemmeno dicendo ma dai, ma raccontaci qualche cosa, lo vedremo nei prossimi mesi naturalmente, e noi saremo attentissimi a comunicarvelo in tempo reale attraverso gli strumenti tradizionali. Il quotidiano della distribuzione automatica www.vendingnews.it, con la Vending Newsletter settimanale, attraverso la rivista Vending News, il periodico bimestrale della distribuzione automatica italiana, e naturalmente anche Vending TV. Marco, vieni qui, saluta gli amici di VendingTV.it, fino alla prossima avventura, intervista. Ciao a tutti, grazie ancora una volta per avermi intervistato. Bene, è un'avventura intervistare Marco, perché lui è un finto timido, perché davanti alla telecamera dice oddio, io ho centinaia di persone che in questo momento mi stanno guardando, cosa dico?
in realtà l'occhio elettronico è unico, fai finta che lì ci sia il tuo miglior cliente, come dico spesso. Grazie Marco, è sempre davvero un grandissimo piacere. Amici, prego, io nel frattempo continuo in questo percorso all'interno dei corridoi di Venditalia 2015 nella special edition realizzata in concomitanza di Tutto Food e naturalmente Expo.